Nuova puntata di servizio a domicilio, caro Gianluca. In apertura, come sempre, ricordo i modi per interagire con noi: 0825 31 399, redazione @prima.tv.it per le vostre segnalazioni. Così come ci ha fatto un telespettatore di Serra di Pratola, come potete vedere dal cartello alle mie spalle. Quest'oggi ci siamo spostati in provincia di Avellino, per l'esattezza, come detto, siamo a Serra di Pratola, ma ci troviamo in un incrocio. Possiamo anche girare la telecamera. In un incrocio, praticamente in questo incrocio qui, verso sinistra, come abbiamo visto la freccia poc'anzi, si va a Serra di Pratola. Dall'altro lato, di là, si va a Montefalcione, quindi è un incrocio strategico. Ci hanno chiamato per fare una segnalazione della pericolosità proprio di questo incrocio qui. Siamo con il signor Audeno che ci ha chiamato per questa segnalazione. Ci facciamo spiegare direttamente da lui qual è il problema. Il problema è che questa segnaletica e questo bivio è talmente a giorno, aperto, che tutte le macchine non rispettano lo stop come segnale e si provocano incidenti quasi 2, 3, 4 all'anno. Con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Quindi ci sta poca visuale per quelle spine, quelle cose che ci stanno là, e poi molti che conoscono sta strada parlano a telefonino, passano senza fermarsi e si provocano incidenti. Però noi abbiamo riscontrato questo problema già anni, sia al comune che ha preso provvedimenti, ma la provincia non ha voluto mai rispondere che non ha soldi, e queste qua provocano questi incidenti qua. E con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Quindi noi abbiamo, ieri è stato l'ennesimo incidente, allora noi ci siamo stancati, come cittadino ho chiesto a tutti i cittadini di fare una protesta per questo servizio da risolvere, perché sennò si va a finire che prima ci vuole un morto sulla strada e poi viene la chiamata alla televisione e poi forse si risolve il problema. Qua ci sono stati sopra là anche un incidente dove è stata fatta la rotatoria dopo 20 anni e ci sono persone che sono invalide, e adesso qua non si vuole risolvere il problema. Noi vogliamo una spiegazione. Ho spinato perché scendendo da quella strada c'è poca visibilità. C'è zero visibilità. Poi io ho avuto proprio in casa 2 incidenti. Mamma ha inaugurato proprio questa strada, questo bivio, con l'incidente con mia sorella. L'anno scorso mia sorella ha fatto incidente, un'altra amica l'anno scorso incidente, e ieri l'incidente, solo incidente. Non mortali, però loro rispettano uno che è un incidente mortale. Anacema di colga! Anacema! Ebbene Gianluca, andiamo a vedere nel concreto quali sono le difficoltà di questo incrocio. Praticamente per le macchine che arrivano di là, vediamo se succede qualcosa. No, qua no, perché il problema è per le macchine che arrivano di là. Una volta che arrivano qui, vieni Gianluca, sta arrivando una macchina, no? Prendiamo di esempio proprio questa macchina che adesso arriva, aspettiamo che arriva. E nel frattempo è arrivato il sindaco di Pratola Serra, Tonino Aufiero. Vedi, in pratica questo qui è un errore, perché come vedi la corsia dello stop è spostata un po' più a destra. E questo è l'errore solito che capita in questo incrocio, perché non fermandosi allo stop, molte macchine arrivano di là e si è un gravuglio di auto e poi ci si fa male. Però direi a questo punto, visto che è arrivato il sindaco, ne approfittiamo per ascoltare anche dalla sua viva voce le problematiche di questo incrocio. Andiamo. Eccoci qua dunque con il sindaco di Pratola Serra, Tonino Aufiero. Sindaco, abbiamo raccolto le lamentele dei cittadini, voi però avete avuto risposte dalla provincia. Assolutamente sì, insomma questo incrocio di competenza prettamente provinciale, infatti è nell'intersezione tra la strada provinciale 126 e la strada variante per Montefalcione, è oggetto di numerosi ed innumerevoli incidenti stradali che fino ad oggi, grazie a Dio, non ha prodotto vittime, però naturalmente la pericolosità dell'incrocio stesso può produrre danni ancora più gravi.
In passato e anche nei mesi scorsi abbiamo ribadito all'amministrazione provinciale di questa situazione alquanto pericolosa e abbiamo chiesto una messa in sicurezza sia per quanto riguarda eventuali canalizzazioni che addirittura una rotatoria per far defluire meglio il traffico sia in direzione Montefalcione che in direzione Avellino. Fino ad oggi non abbiamo avuto grossi riscontri. E con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Io capisco perfettamente l'amministrazione provinciale ed anche il dirigente del settore viabilità per le poche risorse messe a disposizione dal governo centrale, però credo che uno sforzo ed una ricerca di qualche fondo per mettere in sicurezza questo incrocio vada fatta in maniera più approfondita e come dire, ed eliminare questa pericolosità per evitare in futuro danni più gravi rispetto a quelli che sono verificati fino ad oggi. Fatti, non pugnette, ma la malacca! Quando faccio rap frate va chi non perdosa. Cosa frate cosa. Ci siamo trasferiti a Contrada per parlare qualche settimana, non mi ricordo di preciso quando abbiamo fatto il foro di Forino. Oggi facciamo la strada di Contrada, per rimanere sempre in tema di rime. Perché come puoi vedere Gianluca, in questa strada, non ti so dire neanche con esattezza però il nome di questa strada, praticamente in questa strada di Contrada il paradosso, come sto dicendo, è che sono 300 metri di strada e sono 2 anni che si fa questo scarica barile. La colpa è tua, la responsabilità è tua, la responsabilità non è mia, la colpa è tua, e la situazione è ancora ferma con queste paletti qua che circondano la voragine che abbiamo visto poc'anzi, e la strada è chiusa. C'è da vergognarsi. Buonasera. Anche perché è una problematica questa che va avanti da diversi anni. Sì, 5 anni penso, se non erro, 5 anni. Bisogna intervenire perché, ad esempio, pure un'autoambulanza, in casi molto particolari, dovrebbe fare un giro enorme, cioè... Bisogna intervenire subito. Anche gli autobus di linea devono fare tutto un altro giro. Un giro tutto particolare, molto difficile, sì. Qui c'è uno scaricabarile che si fa tra vari enti e chi ci va di mezzo purtroppo sono i cittadini e i commercianti. Siamo noi e i commercianti. Abominio, sì. Ignominia, sì, offesa del genere umano. Ebbene Gianluca, questo era quello che abbiamo documentato la scorsa settimana, sempre qui a Contrada. Avevo preso l'impegno di ritornare oggi con il bel tempo e senza ombrello. Siamo ancora qui. Avevo anche detto che avremmo cercato di metterci in contatto con qualcuno dell'amministrazione comunale di Contrada. Abbiamo incontrato proprio qui stamattina l'assessore all'urbanistica. Chi meglio di lui poteva darci delucidazione in merito? Lo abbiamo intervistato poco fa. Andiamo a vedere l'intervista realizzata. Poi dopo risbuco nuovamente io perché facciamo un'altra intervista. Vediamo l'assessore. Bobby, Roberto. Siamo con l'assessore Gianni Tucci, assessore all'urbanistica proprio del comune di Contrada, con il quale abbiamo l'opportunità di fare più chiarezza su questa strada. Abbiamo ascoltato diverse testimonianze dei cittadini qua di Contrada. Qual è la verità su questa strada chiusa da 5 anni? Salve, buongiorno a tutti. Vabbè, la verità non è che in questo caso sia di parte. È la verità perché è così, è stato l'iter dal 2011 ad oggi dove questa strada purtroppo è interrotta. A noi l'unica cosa che preme in maniera fondamentale, a parte i rilievi che stanno facendo oggi CTU, provincia, impresa e tutti gli enti interessati, preme molto il disagio che hanno purtroppo i commercianti lungo questa strada. E loro, gran parte di loro, a parte qualcuno che probabilmente non ha molto da fare la mattina, sanno bene i nostri impegni che mettiamo non settimanale ma addirittura quotidiano. Io personalmente, insieme al sindaco, al vice sindaco e tutti gli altri assessori, siamo quasi quotidianamente sulla provincia a parlare anche col presidente Gambacorto, con i vari tecnici. E con chi stai parlando? Dici a me?
non ci sono che io qui. Abbiamo dunque ascoltato anche la voce ufficiale dell'amministrazione comunale di Contrada. Ora però facciamo un passo indietro, ma facciamo un passo in avanti, cioè ci spostiamo di là, quasi vicino alla strada, dove ci aspetta Aniello, che è colui che in principio ci ha contattato per segnalarci questo disservizio. Con lui andremo a fare un po' la cronostoria a grandi tappe di quello che è successo in questi 5 anni su questa strada, con questo famosissimo intoppo burocratico. Ormai questa strada sta diventando un po' un paradosso, diciamo, all'italiana. È una strada che è l'esempio di come la burocrazia porti lontano le istituzioni da quelle che sono le problematiche della gente. Questa è una strada che ha visto, è stato teatro di un incidente circa 5 anni fa, che ha visto coinvolto un pullman. È stata quasi immediatamente poi riaperta, per essere poi richiusa successivamente, dopo che sono passati 3 anni, per fare ulteriori accertamenti. E già qui c'è un paradosso in sé, perché dopo 3 anni il ripristino della strada non si vede che tipo di accertamenti si dovessero poi andare ad effettuare. È stata richiusa per poi essere riaperta soltanto ad una carreggiata, grazie anche all'insistenza da parte del comune, ma poi è stata poi di nuovo completamente richiusa perché è ceduta anche l'altra parte della carreggiata. Dal nostro punto di vista è una denuncia soltanto di tipo sociale, per far capire che c'è un sistema che non funziona, perché solo in Italia accadono queste cose, nel senso che tutti i vari controlli che adesso finalmente sembra si stia muovendo qualche cosa, vengono sì fatti, però nel frattempo sì, è opportuno ed è necessario che ai cittadini venga ridato quello che è il proprio diritto. Abbiamo ascoltato dalla viva voce di Aniello quelle che sono state le problematiche in questi 5 anni qui nel comune di Contrada, e abbiamo deciso di tornare. Quest'oggi la promessa c'era, quindi ogni promessa è debito, che con il bel tempo saremmo tornati senza ombrello a far vedere qual è la situazione, qual è la strada, e abbiamo trovato una sorpresa, caro Gianluca. Alla faccia del bicarbonato di sodio! Quando si suol dire servizio a domicilio funziona, ci prendiamo meriti forse che anche non sono totalmente nostri, però facciamo bene a prenderceli. Stranamente, dopo il nostro servizio la scorsa settimana, stamattina magicamente stanno facendo dei rilievi su questa strada. Stanno facendo dei rilievi, credo che sia una cosa positiva, significa che qualcosa tutto sommato si muove. Quindi caro Manuele, vedo che lì stanno facendo i rilievi, adesso mando il buon Gianluca in avanscoperta, tu con la tua solita maestria fammi un montaggio con le immagini del buon Gianluca e la musica che solo tu puoi scegliere, per far vedere anche 20 secondi dei rilievi che stanno facendo. In fila in processione, in fila in comunione, in fila con le buste della spesa. Giovanni grida solo per la via. Fermatevi, parliamo di poesia. Ma tutti vanno avanti, contano i contanti, minacciano di chiamar la polizia. Soldi pesanti. Oggi siamo, come avete potuto vedere, ne ho anche approfittato, siamo al Campo Coni di Avellino, dopo il nostro tour nelle strade della provincia. Siamo tornati nel nostro capoluogo perché avevo nostalgia del nostro Aquaman, perché ne stava combinando davvero poche in questo periodo. Per fortuna ci ha pensato e ci ha dato dei disservizi da poter mostrare. Ti ringrazio anche Aquaman per avermi dato la possibilità di fare un po' di attività fisica per un disservizio qui al Campo Coni. Un disservizio, caro Gianluca, adesso io mi sa che devo cambiarmi, cioè nel senso devo togliermi il cappello, devo mettermi la cuffia, ma non la cuffia della serie sì, sì la so, sì ok dei quiz, no, la cuffia delle piscine. E non stiamo parlando neanche di buche per tornare alla via delle piscine, ma stiamo parlando, questo lo vedi? Lo vedi? No, lo puoi inquadrare, lo puoi inquadrare. Adesso ci andiamo più vicino. Nel frattempo io mi prendo una pausa. Per quanto riguarda la tendostruttura qui del Campo Coni,
perché sta diventando una piscina. Il problema che ci hanno segnalato, caro Gianluca, e sono molto contento di sottolineare questo aspetto, perché purtroppo mi sa che con il riflesso non riesci a vedere dentro. Dimmi se riesci a vedere. Riesci a vedere? Se vuoi ti faccio un po' di copertura come si fa con gli occhi, così. In pratica, li vedi quei cartoni? Se non li vedi, te lo dico io. Porca miseria, in questa dentro mi sono dato il microfono sui denti, non so se si è sentito. In questa tendostruttura ci piove dentro, perché per fortuna oggi il tempo è stato clemente con noi e quindi non sta piovendo, ma ci hanno assicurato chi frequenta assiduamente questa tendostruttura che quando piove praticamente si allaga. In questo caso noi riusciamo a vedere, qui si sta anche rompendo questo qui, vabbè, ci si allaga e quindi si stanno attrezzando anche per svolgere una nuova attività all'interno di questa tendostruttura. Al di là del calcio a 5, come dicevo, anche la palla a nuoto. Neanche il tempo di dirlo, caro Gianluca, vi ho detto, oggi il tempo è clemente, il nostro Aquaman ci ha mandato la maledizione e sta cominciando a piovere. Per fortuna abbiamo un po' di riparo, almeno tu, tra poco avrò bisogno dei tergicristalli per gli occhiali perché altrimenti non ci vedo più. Ebbene, bando alle ciance, siamo in una delle strade diventate in questa settimana più famosa di Avellino. Questa è via Carducci, intersezione con via Capozzi, intersezione con via Piave, intersezione con via Cannaviello. Le ho dette tutte questa volta le strade, perché c'è qualcuno che dice tu non sai le strade, e questo è vero. Quindi questa è la rotonda, dicevo, è stata fatta a doppio senso, però molte persone che arrivano dall'inizio di via Carducci non seguono il codice della strada e la rotonda in questione non viene fatta e tagliano nuovamente la strada per andare a via Piave, e già c'è stato qualche tamponamento perché noi qui ci divertiamo a fare le macchine induzzi nel centro della città, e invece dall'altro lato, dove tra poco ci sposteremo, è cambiato anche lì il senso di marcia. Però uno si chiede perché è stata fatta tutto questo senso di marcia, perché sono stati cambiati questi sensi di marcia. Al momento è una cosa sperimentale. Perché sono stati fatti? Probabilmente per evitare l'inquinamento. Sono 50 anni che la strada è sempre stata così. Mo in macchina scende. Dal periodo di che domani, quando è sabato, perché la gente che va al mercato, che succede? Uno è abituato in una maniera, dopo 50 anni si mettono a fare queste cose. L'unica cosa che uno vorrei sapere per quale motivo hanno fatto. Ieri sera c'è stato assistito ad un fisiologico disagio e disorientamento da parte degli utenti della strada e automobilisti, e quindi mi ha colpito in negativo il fatto che avendo cambiato anche la traversa che da via Cannaviello porta all'ex mercatino di via Carducci. E proseguendo bisogna girare per forza sulla destra, non si può andare sulla sinistra, quindi per forza bisogna andare a fare la rotonda che hanno messo a destra a Piazza Macello, quindi questo potrebbe creare un poco un ingorgo. Secondo me si va ad intasare proprio la rotonda là, via la rotonda quella a Piazza Macello. Quest'oggi siamo spostati in provincia di Avellino. Come puoi vedere alle mie spalle c'è questo cartello che non ti fa capire esattamente dove siamo, o meglio, se uno legge via Pozzo del Sale può intendere dove siamo. Infatti siamo al confine tra i comuni di Grottolella e Capriglia Irpina. Perché siamo qui? Perché, come puoi vedere, basta che ti giri, qui c'è un altro bel cartello grande che indica chi è il conduttore di servizio a domicilio, la freccia lo indica, sono io, perché ci hanno fatto la segnalazione di questa strada qui, che ormai è diventata peggio di un gran premio di rally. Perché? Perché stanno facendo i lavori da diversi mesi, e quindi ho detto va bene, ci vengo, mi metto alla guida del nostro bolide di Prima TV e facciamo un bel giro veloce su questa strada e facciamo
facciamo il primo tratto, facciamo a tratti come si fa nel, veramente nei gran premi, nei giri, nelle prove libere dei gran premi, nelle qualifiche, perché fino a qui la strada, diciamo, era percorribile. Poi qui cominciamo già a vedere i primi costoni di pietra accostati, che ci fanno intuire cosa andremo a trovare qui dove c'è il cartello strada chiusa. Arrivato qui però si apre un nuovo mondo. Nuovo mondo, da Grottolella attraverso la macchina del tempo, lo Stargate che c'è lì, lì c'è uno Stargate. Praticamente da Grottolella dove ti ritrovi? Ti ritrovi a Pompei. Qui siamo a Pompei, negli famosissimi scavi di Pompei. Bella anche questo Pompei moderna con le vigne dietro, che è una cosa davvero caratteristica. E questo qua è tutta roba franata, qua è tutta frana, che però nel frattempo si è solidificato, come vedi io non ci cado neanche sopra. Questi sono tutti i rami di vigne, questo qui, questo è un ramo della vigna. Io sono a casa, lavoro, zappo, a vigna. Qui c'è di tutto. Fai lo sborone, che tu fai la palestra e io faccio la tavola. Dai, dai, dai. Ci siamo, Gianluca. Parte il Q2. Piano, piano, piano. Guarda che bello. Sì, piano, piano. Devo andare per forza piano, piano. Troppo piano, piano. Guarda, sto andando a folla addirittura. Guarda che bello. Poi potete ammirare alla vostra destra gli scavi. Oddio, la cosa più brutta che potesse capitare ci è capitata. Adesso non ti devo andare in retromarcia? Ci vado? Vado? Ci provo. Ci divertiamo. Attenzione, no, attenzione. Giustamente qui l'ho visto. Vediamo se ce la faccio. Ce la sto facendo, signori. Ce la sto facendo. Piano. Piano. Certo, piano, piano. Ce la faccio. Piano. Testimonianza diretta, salve signore, buongiorno. Ecco qui, testimonianza diretta che questa via dovrebbe essere chiusa, però come vedi Gianluca ci siamo trovati una bella macchina di faccia, potendo documentare anche quello che mo ci siamo trovati qui all'inizio degli scavi. Però metti caso li trovavamo lì, che cosa facevi poi? Questo cartello, se i miei istruttori di scuola guida hanno fatto bene il loro dovere, dovrebbe significare obbligo di proseguire a destra, giusto? Sono stato promosso. Quindi, però, messo così, uno che capisce, cioè che non può salire, che deve proseguire dritto per quella strada là, o che semplicemente deve, per proseguire in questa strada, deve andare oltre il cartello. Salve, buongiorno. E attenzione che le macchine si girano, si fermano. Salve. Sì. Qual è Pozzo del Sale? Più avanti? Più avanti. Ah, quella che appena abbiamo visto la salita. Non si può salire, ma sono mesi. Salve. Perché non... Ma non sono questa. Vedete un po' qua, questo è il comune di Carrignano. Ah. Vuoi vedere la cosa? Quella di là. Ecco, ok, ora ci andiamo. Ci potete andare per dire... Sono mesi che sta chiusa. Da ottobre. Ma almeno a me... la ragione del perché questa è chiusa e quella di... Per arrivare al paviglia bisogna fare un giro. Infatti, ci impiegamo un sacco di tempo in più, basta che l'asfaltano in modo tale da poter passare. Io abito qua. No, venite più avanti. Non è finita qua. Qua l'erba non si leva mai, è comune di Capiglia, sapete quando viene? Quando debbono fare le votazioni è sempre oppure così. Quando debbono riscuotere i contributi, perché li paghiamo per forza, dobbiamo pagarli, no?